Ciao a tutte e a tutti, io sono Martina, sto svolgendo il servizio civile al Centro Veneto Progetti Donna. Il brano che ho scelto di leggere è della scrittrice canadese Stephanie Pearl McPhee. In particolare lo tratto non da uno dei suoi libri, ma da un post sul suo blog, dove scrive dal 2008 e in cui spesso condivide esperienze e riflessioni personali che ritengo molto vicine al mio pensiero. In questo brano racconta ciò che ha provato quando la figlia Megan le ha rivelato di aspettare un bambino. E ciò che trovo interessante è la sincerità con cui condivide dei pensieri che con facilità potrebbero essere considerati brutti o inappropriati, scegliendo invece di parlare francamente di un momento di passaggio anche nei suoi aspetti negativi. Al di fuori, Elizabeth Stone ha scritto: "La decisione di avere un figlio è importantissima, è decidere di avere per sempre il tuo cuore camminare al di fuori del tuo corpo." Ho sempre ritenuto questo, come la maggior parte delle madri, qualcosa di assolutamente vero e meraviglioso e tremendo e rischioso nel suo essere veritiero. La maternità per me è stata tutte queste cose, splendida e straziante, e facile e difficile, e pericolosa e spaventosa e magnifica, di solito tutte contemporaneamente e mentre stai facendo una lavatrice. Vi dico questo perché forse spiega cosa mi è successo quando Megan mi ha detto di essere incinta. Sapevo che sarebbe accaduto, l'ho anche sospettato per un po', e ho pensato, quando hanno deciso di sposarsi, che un bambino fosse ciò che in realtà volevano. Ma in qualche modo, quando Megan mi ha detto di aspettare un bambino, ho fatto qualcosa di orribile. Mi sono congratulata con lei e con Alex, mi sono scusata, sono andata di sopra in bagno e ho pianto. Non erano nemmeno lacrime di felicità, non erano lacrime da "sono così felice per te", ma una sorta di dolore atroce che mi ha colta di sorpresa. Sapevano tutti che stavo piangendo e sono passati giorni prima che sapessi perché o che potessi almeno cominciare a spiegarmelo. Credo che le persone pensassero che non volessi essere nonna, o che pensassi che lei sia troppo giovane, non lo è, o che non sono brava coi cambiamenti, non lo sono, o che io fossi troppo giovane, non lo sono. Non era niente di tutto ciò, mi andava bene essere una nonna. Ero distrutta dal fatto che Meg stesse per diventare madre, che il suo giovane cuore felice avrebbe cominciato a camminare all'infuori del suo corpo e che, con questo, avrebbe provato tutta la gioia, il dolore, la fatica e il rischio che la maternità porta con sé.